procederemo a fare qualche passaggio politico. Il primo è che noi abbiamo adottato un bilancio positivo nonostante i reiterati tagli del governo nazionale. Questo ci tengo a sottolinearlo anche in quest'aula. I tagli sono stati tanti, sono stati pesanti, sono stati piombo sulle ali della nostra amministrazione e della nostra città. Nonostante questo, noi abbiamo fatto in modo che questa irresponsabilità politica e questa discriminazione nei confronti di Napoli e del Mezzogiorno in particolare, ma in tutti i comuni d'Italia, potesse pesare sui servizi essenziali, sui cittadini, soprattutto sulle persone meno abbienti. Non è stato facile fare questo bilancio, poi ne discuteremo nei prossimi giorni. Vorrei ricordare che mentre il governo nazionale distrugge la scuola pubblica del nostro paese, noi proprio l'altro giorno abbiamo scritto una parola definitiva sul rilancio della scuola pubblica di Napoli, con l'assunzione a tempo determinato di 370 maestre, fatto da un comune in predistesto. Non solo, non abbiamo licenziato un lavoratore o una lavoratrice. Come ha detto l'assessore Palma, abbiamo messo in sicurezza anche persone che in sicurezza non erano, per l'irresponsabilità dei governi locali che ci hanno preceduto. A differenza di tutti gli altri che non riescono a pubblicizzare l'acqua, noi l'abbiamo fatto subito. A differenza di altri che mettono sul mercato dei governi, che mettono sul mercato i servizi essenziali, noi abbiamo rafforzato il pubblico nei rifiuti, dove lo rafforzeremo ancora di più con la SIA Sabra. Nel trasporto, dove lo faremo ancora di più con ANM e CTP, e oggi ci possiamo presentare dal Presidente De Luca con una forza politica e istituzionale senza precedenti. Il trasporto, il patrimonio. Non abbiamo svenduto, non abbiamo ceduto alle voci di chi ci voleva contestualmente strangolare e contestualmente offrire una mano politica del compromesso morale che noi non accettiamo. Abbiamo fatto riduzione addirittura delle tasse sui rifiuti, agevolazione alle associazioni, doppia riduzione del 50%. Abbiamo mantenuto sul sociale, tagliando anche una serie di aspetti che non convincevano e rafforzando qualità e servizi. Abbiamo messo risorse sulla cultura, abbiamo rafforzato la refezione, supereremo Equitalia. Abbiamo incassato 35 milioni dalla lotta all'evasione che a settembre diverranno 50 milioni. Il governo poi pensa che noi a Napoli possiamo essere politicamente acquistati con le briciole. Ebbene, io ho letto le modifiche che ieri sono state approvate al decreto enti locali su Bagnoli. Inaccettabili, irresponsabili, c'è una violazione della Costituzione, della democrazia e della sovranità popolare. È un decreto, è una legge sulla quale il governo ha posto la fiducia che è assolutamente inaccettabile, perché porta all'esproprio definitivo del Comune di Napoli, da poteri assoluti al commissario, a soggetti privati, e hanno cercato in qualche modo di accontentarci inserendoci in una cabina di regia dove stanno 10 persone, dove avremo una mera funzione consultiva e ci dovremo muovere esclusivamente nel recinto disegnato dal commissario. Io non riesco a capire se Renzi ci prende in giro o non ha capito noi a Napoli che cosa stiamo facendo. Perché se non l'ha capito se ne accorgerà politicamente nei prossimi giorni, appena nominerà il commissario. Io da sindaco di Napoli, da cittadino di questa città e da guida di questa amministrazione non consentirò a nessun commissario, che sia Anastasio, sia Pasquale, sia Giovanni, di espropriare il Comune di Napoli dai suoi diritti, dai suoi poteri, dalle sue responsabilità e dalle sue scelte. Non ci facciamo prendere in giro da un governo che sta massacrando i servizi essenziali del nostro paese, facendo contestualmente macelleria sociale. Noi usciremo anche dal piano di rifiuti, l'ha detto Paolo, nonostante facciano di tutto ogni giorno per mettere piombo sulle ali della nostra autonomia, della nostra capacità. Anche noi cerchiamo anche di far tesoro dei nostri errori, non è un bilancio perfetto. Io mi auguro che questo Consiglio Comunale lo possa migliorare, poi c'è l'assestamento, però non possiamo nascondere che c'è una scelta politica ben definita a livello nazionale. Queste esperienze danno fastidio. E mi spiace che anche i consiglieri continuano, che oggi non fanno parte della maggioranza, non si rendano conto della partita che si sta giocando a Napoli. Come si fa
a non rendersi conto. Io questo dico, al di là delle critiche, gli errori, le manchevolezze che noi abbiamo, ne posso parlare all'infinito, ma come si fa a non si rendere conto di quello che rappresenta oggi Napoli a livello nazionale? Ci accorgono tutti. La democrazia partecipativa, le esperienze dal basso, le connessioni, insomma noi ci allargheremo. Non a caso ieri sono stato a Quarto a firmare un documento con altri sindaci contro le trivellazioni. L'alternativa al governo Renzi verrà dalla lotta che noi metteremo in campo contro lo Sporca Italia. Di là nascerà un'alternativa democratica e popolare nella nostra città e nel nostro paese. L'ha detto prima Paolo. All'inizio del nostro mandato si pagava a 4 anni di distanza, nessuno partecipava alle gare, ci guardavano quasi con ribrezzo politico. Oggi abbiamo un affollamento di persone che partecipano alle gare, paghiamo a 30 giorni di distanza, siamo credibili, siamo trasparenti, con tutti i limiti, tutti i difetti. L'ANAC dice che Napoli e Palermo, guarda caso due città del sud, sono quelle che adottano le procedure più trasparenti, mentre c'è Mafia Capitale, mentre c'è Crespo, mentre il mio amico Marino comunque deve cedere alla liturgia all'interno del Partito Democratico. L'unica liturgia a cui voglio cedere è quello di andare umilmente dai miei concittadini, riconoscere gli errori, metterci la faccia, dimostrare noi le mani, le abbiamo pulite e non ci mettiamo paura né di Renzi, né dei suoi commissari, né dei suoi ricatti, né delle sue minacce nei confronti della città di Napoli. Quindi si aprirà una stagione politica molto forte nella nostra città, il messaggio vuole essere chiaro, chi ci vuole stare, io ci sto, siamo carichi, stanchi, anche un po' esauriti, perché 4 anni di governo in questa città sono pesanti, ma io vedo che stiamo cambiando la liturgia politica del nostro paese, gli interlocutori sono i cittadini e non le segreterie di partito. Quindi anche io voglio ringraziare tutta la squadra, ringraziare la macchina comunale, che non è stato facile fare un bilancio che ti cambia in continuazione le regole. Prima un bilancio singolo, poi diventa consolidato, poi ti fanno il taglio, poi ti dicono ti fanno la prova e poi ti mettono sotto pressione. Bene, noi abbiamo retto. Accorgetevene tutti che stiamo reggendo in una situazione difficile, dateci una mano in questa discussione, mi rivolgo alla maggioranza, agli ex colleghi amici della maggioranza, all'opposizione, noi siamo aperti in modo laico, franco e onesto a qualsiasi contributo, faremo una discussione forte, ma guardiamo soprattutto all'interesse del bene comune della nostra città. Se ci sono errori in questo bilancio, nelle prossime ore siamo disponibili a correggerlo per poi fare una volata finale e approvarlo nei termini previsti. Grazie.